Buongiorno, benvenuti a tutti. La giornata di oggi approfondirà uno dei temi che sicuramente nella strutturazione del nuovo codice risulta centrale. Centrale perché guarda alla qualità che devono avere e rivestire i principali soggetti che sono chiamati all'attuazione del codice, da una parte le stazioni appaltanti e dall'altra parte gli operatori economici privati. Faccio una premessa che forse va un po' controcorrente rispetto a quanto si dice sul carattere innovativo del codice. Il codice del 2016 ha una innovatività che è, per così dire, relativa, nel senso che con riferimento alle singole procedure di gara si muove sul solco della tradizione. Al di là del potenziamento di alcuni istituti quali il partenariato pubblico-privato, al di là dell'estensione del codice dal punto di vista dell'ambito oggettivo anche alle concessioni, in particolar modo alla concessione dei servizi, la struttura, l'impianto che il codice prevede è sostanzialmente di tipo conservativo, riproduce istituti che conosciamo come la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura negoziata, il dialogo competitivo che già era stato inserito nel nostro ordinamento però con il codice col 163. Quindi aggiunge il partenariato per l'innovazione, che sia una procedura diciamo nuova ma che come avete potuto vedere non è stata ancora oggetto di effettiva sperimentazione. Invece se c'è una parte realmente innovativa del codice è quella che tratteremo oggi. Perché? Ed è un'innovazione per così dire di sistema, perché per la prima volta il legislatore guarda agli appalti non facendo riferimento o puntando esclusivamente alla disciplina del singolo procedimento, ma guardando agli appalti come sistema, agli appalti nella loro globalità. Ovviamente nel momento in cui si muta la prospettiva in questo senso, l'attenzione si sposta dalla regola del singolo procedimento, dalla disciplina del singolo procedimento, alla disciplina della qualità che gli operatori, quindi l'organizzazione che preside l'applicazione del codice, debbono avere. Utilizzerò delle slide che però non sono delle slide di sintesi, nel senso che molto spesso troverete delle espressioni, come dire, piuttosto lunghe. Le leggete, mi serve più che altro come traccia, soprattutto perché il tema di cui tratterò io, che è quello della qualificazione delle stazioni appaltanti, mentre l'avvocato La Torraga tratterà della qualificazione degli operatori economici, nell'ultima settimana ha registrato con un'accelerazione di fine legislatura che sta interessando parecchi settori della nostra vita giuridica, è stato interessato dalla emanazione della bozza del DPCM sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e della sua trasmissione all'ANAC e alla conferenza unificata Stato-Regioni per l'espressione del parere di competenza. Gioco forza, ho dovuto in qualche modo sintetizzarne i contenuti e quindi li ritroveremo, ne parleremo poi alla fine del mio intervento, appunto ne troverete la sintesi sulle slide. Il tema che tratto io, che è quello della qualificazione delle stazioni appaltanti, richiede l'approfondimento di tre distinti aspetti. Il primo è quello della cosiddetta degli obblighi di centralizzazione delle committenze. Il secondo invece è quello della qualificazione delle stazioni appaltanti in senso proprio, che significa riduzione delle stazioni appaltanti in funzione dell'accertamento delle capacità tecnico-organizzative delle stazioni appaltanti stesse, ed un terzo aspetto che riguarda invece interventi per così dire di completamento finalizzato ad assicurare la qualità dell'operatore pubblico, del public procurer, volendo utilizzare un termine anglosassone, e che riguarda la nuova disciplina sulla qualificazione professionale del responsabile unico del procedimento. Ne accenno oggi perché se apriamo quel campo non potremmo fare notte. La tratteremo, l'approfondimento invece su questo aspetto specifico lo faremo nella seduta, nell'incontro del 23 marzo, in cui è prevista l'esame e l'approfondimento delle otto linee guida che fino ad oggi ANAC ha emanato, ed un altro aspetto che è sempre compreso in una linea guida, quindi oggi ne accenneremo ma poi lo approfondiremo in futuro nell'incontro del 23, è quello relativo alla istituzione, alla qualificazione e al funzionamento
delle commissioni, dell'elenco dei commissari per comporre le commissioni giudicatrici negli appalti con l'offerta economicamente più vantaggiosa, che come sapete dovrebbe essere a breve emanato il regolamento ANAC, che stabilirà con quali modalità ci si iscrive, come funziona il metodo di estrazione dei commissari, insomma disciplinerà il funzionamento della formazione, della gestione dell'elenco per la formazione delle commissioni esaminatrici. Quindi il primo punto che approfondiremo oggi è quello relativo alla centralizzazione delle committenze e quindi sostanzialmente agli obblighi di acquisto centralizzati. L'avvio di questo dibattito non è effettivamente nuovo. Se vogliamo, qui ho messo in riferimento, una prima forma di centralizzazione delle committenze risale al periodo fascista, nel 1934, quando vennero istituiti i provveditorati regionali delle opere pubbliche. Il provveditorato regionale delle opere pubbliche, un po' sull'esempio che poi svilupperà in epoca recente repubblicana alla Consip, serviva in ambito regionale ad aggregare gli acquisti e le forniture essenzialmente per beni di consumo di carattere routinario di cui avevano bisogno le pubbliche amministrazioni periferiche dello Stato, ma anche su richiesta alle amministrazioni locali. Però il dibattito assume una nuova linfa, un nuovo sviluppo, soprattutto alla fine degli anni 2000. Questo perché, come sapete, abbiamo vissuto una profonda crisi finanziaria, c'è stata l'esigenza, si è incrementata l'esigenza di ridurre la spesa pubblica, ed una delle modalità con cui la spesa pubblica, secondo appunto la valutazione che ha fatto il legislatore, poteva essere attuata, era proprio quella della centralizzazione delle committenze, quindi dell'individuazione di uno o più soggetti che aggregassero per grandi lotti, per grandi commesse, le acquisizioni di beni e di servizi e nell'ultimo anno con una tendenza all'estensione anche ai lavori. Nel 1997 vengono in quell'epopea del diritto della nostra vita amministrativa che va sotto il nome del ministro Bassanini, vennero notevolmente ridotte le funzioni di acquisizione centralizzata degli acquisti dei provveditorati regionali delle opere pubbliche, gran parte delle cui funzioni passarono, come sapete, alle regioni e agli enti locali, e venne istituita la Consip, che nei primi due anni di vita, quindi dal 1997 al 1999, ebbe come sua missione istituzionale una missione istituzionale specifica, che era quella di sviluppare nelle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche statali l'innovazione tecnologica e centralizzare gli acquisti di beni e servizi in materia informatica. Di lì a poco, nel 2000, però, l'oggetto sociale di Consip muta, perché comincia ad assumere la configurazione giuridica che conosceremo ora e che poi svilupperemo successivamente. Infatti, nel 2000, con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che come vedete risale al 24 febbraio del 2000, la Consip viene attribuita ad altri soggetti dell'ordinamento, mi pare che all'epoca si chiamasse CNIPA, il compito di svolgere la funzione di centralizzazione degli acquisti e di assistenza nella materia informatica. Consip invece prende un oggetto sociale diverso e ben più ampio, che è quello del programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, previsti proprio nella legge finanziaria del 2000. Ovviamente l'idea su cui si fonda Consip qual era? È quella di ridurre, comunque comprimere notevolmente, il potere autonomo di acquisto di tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, sulle quali, come sapete, poi andiamo a vedere più in dettaglio la disciplina, perché ora sto descrivendo il contesto, la vicenda storica, diciamo, che ci ha portato all'attuale regime di centralizzazione.
quello quindi di sopprimere del tutto o di comprimere grandemente il potere autonomo di acquisizione di beni, servizi, forniture di beni e servizi e anche di lavori per certi versi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, e di operare una profonda limitazione, sia pure compatibilmente con l'autonomia costituzionale che gli articoli 5, 114, 117, 118 della Costituzione riconoscono alle autonomie locali, estendere questa compressione del potere di autonomo acquisto di beni e servizi anche alle amministrazioni locali. Lo strumento attraverso cui questa compressione veniva realizzata, questa limitazione veniva realizzata, come sapete, è l'obbligo di adesione alle convenzioni, agli strumenti di acquisto della Consip, che sono convenzioni, accordi e acquista catalogo del MEPA. Questa funzione di centralizzazione degli acquisti che la legge finanziaria del 2000 assegnò a Consip è stata poi rafforzata notevolmente man mano che prendeva corpo la crisi finanziaria, che poi si è manifestata con effetti deflagranti sull'economia dal 2008 al 2014, forse ce n'è qualche epigono ancora in atto. Si è sviluppata essenzialmente con le leggi finanziarie del 2006, 2007 e 2008. Con queste leggi finanziarie, ripeto, più tardi poi ci fermeremo a vedere il dettaglio degli obblighi che oggi gravano sulle pubbliche amministrazioni centrali e sugli enti locali, venne resa del tutto obbligatoria l'adesione agli strumenti di acquisto, quindi convenzioni e accordi quadro da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, e venne consentito con varie graduazioni, che ripeto poi andremo a vedere perché non è qui faccio una sintesi nella slide che leggete assieme a me, ma la situazione è molto più articolata, e molti di voi, diciamo, ci conosciamo, siamo operatori della materia. Ogni volta che parte un acquisto di una fornitura ci si deve attrezzare per comprendere se esiste la convenzione Consip, se è obbligatorio il MEPA. Poi alla fine facciamo una sorta di elenco di qual è il modus operandi quando ci determiniamo a fare un acquisto di una fornitura. Invece, in generale, per rendere compatibile la compressione del potere autonomo di acquisto con diritti costituzionalmente garantiti, la scelta che ha fatto il legislatore centrale in questa vicenda era quella di consentire alle pubbliche amministrazioni, per quanto riguarda gli acquisti però sopra soglia comunitaria, perché per quegli acquisti sotto soglia, se vi ricorderete, nel 2006 è obbligatorio il ricorso al MEPA, oggi anche alle altre centrali di committenza e ai mercati elettronici gestiti dai soggetti aggregatori, ma l'idea di fondo era quella di consentire l'autonomo potere di l'esercizio dell'autonomo potere d'acquisto, a condizione però che il parametro economico di riferimento per l'indizione della gara autonoma fosse quello del rapporto qualità-prezzo risultante dalla convenzione Consip. Quindi non obbligo di adesione alla convenzione Consip, autonomia relativa concessa soprattutto parliamo degli enti locali, parliamo di provincia, parliamo di comuni, ma in questa disciplina rientravano anche le regioni, quindi capacità per i comuni di svolgere in via autonoma le procedure d'acquisto solo a condizione di porre a base di gara il rapporto qualità-prezzo stabilito nelle convenzioni Consip. Lo sviluppo successivo dal 2008 muta però un po' il corso della strutturazione degli obblighi di aggregazione e centralizzazione delle committenze. Perché? Perché accanto all'obbligo di acquisto centralizzato, che fa perno sull'obbligo di adesione agli strumenti di acquisto di Consip, vi ricordo sempre di fare, a proposito, incidentalmente, perché mi capita di sentire tanti dipendenti dei comuni al telefono che ancora oggi operano una certa confusione tra strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione telematica. Ricordatevi che gli strumenti di acquisto sono
l'accordo, la convenzione, l'accordo quadro e gli acquisti a catalogo MEPA. Quindi i comuni, per esempio, sono abilitati a utilizzare senza limitazioni questi strumenti di acquisto, ma non possono utilizzare gli strumenti di negoziazione, che sono invece le piattaforme telematiche messe a disposizione dal MEPA, messe a disposizione da Arca, l'Agenzia Regionale Acquisti, perché questi non limitano l'acquisto, ma danno semplicemente uno strumento informatico attraverso il quale si esercita potere autonomo negoziale, che la legge inibisce, che la legge non consente. Quindi la svolta, dal punto di vista, come dire, concettuale, è quella di affiancare all'obbligo di acquisto centralizzato attraverso Consip, attraverso le centrali di committenza regionali, o meglio attraverso Consip, perché fino a quella data operava Consip essenzialmente, di affiancare un numero limitato di stazioni appaltanti dovevano rispondere a dei requisiti minimi di capacità tecnico-organizzativa sulle quali esercitare la funzione di vigilanza di ANAC. Questo progetto, che poi, come vedremo, andrà a regime col codice degli appalti, col nuovo codice degli appalti, col 50, prende però in qualche modo vita a livello embrionale già con il decreto legge 66 del 2014, misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Il 66 incide su tre diversi ambiti. In primo luogo con l'istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori. Questo è il sistema, questo è l'istituzione dell'elenco, risponde a quel principio che vi dicevo io, quello della introduzione in qualche modo di un criterio meritocratico nell'attribuzione del potere di autonoma negoziazione da parte degli enti. Si dice sostanzialmente che accanto agli obblighi di acquisto centralizzato che sono tipici della Consip, le altre stazioni appaltanti, alcune stazioni appaltanti, in particolare quelle qualificabili come soggetti aggregatori, e cioè stazioni appaltanti che svolgono centrali di committenza che abbiano dei determinati requisiti che sono stati individuati dall'ANAC con una delibera dell'inizio del 2015, possono iscriversi in un elenco gestito dall'ANAC e di cui fanno parte di diritto, oltre a Consip e alle centrali di committenza regionali, per intenderci la nostra ARCA, altri soggetti in numero non superiore a 35. Oggi l'elenco dei soggetti aggregatori è costituito da 33 soggetti, perché ci sono le 20 centrali di acquisto regionali, Consip, Invitalia, più le città metropolitane, più un paio di province che hanno costituito delle centrali di committenza sovraprovinciali. I soggetti che venivano iscritti dimostrando il possesso di determinati requisiti tecnico-organizzativi, che erano quelli, appunto, come avevo detto, previsti dalla delibera ANAC del febbraio del 2015, potevano svolgere attività di centralizzazione delle committenze nello stesso modo in cui questa attività veniva svolta da Consip, quindi stipulando a loro volta convenzioni, accordi quadro e gli altri strumenti di acquisto che conosciamo. L'altro aspetto su cui invece incide il 66 è quello tradizionale degli obblighi di acquisto centralizzato, quindi non criterio di merito che consente di qualificare più stazioni appaltanti, ma restrizione nel potere autonomo di acquisto da parte, in questo caso da parte di tutti gli enti che compongono la pubblica amministrazione, secondo la definizione che ne dà l'articolo 1 della legge 165 del decreto legislativo 165 del 2001. Come si realizza questa compressione dell'obbligo di autonoma negoziazione? Ogni anno, come sapete, entro il 31 di dicembre, con decreto del Ministero delle Finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la verità su concerto del Ministero delle Finanze qui sintetizzato, vengono individuate determinate categorie di beni e di servizi e delle soglie di valore al superamento delle quali
Per tutti i soggetti, quindi per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, per le regioni, per gli enti locali, e hanno aggiunto alla fine, perché gran parte delle forniture che sono oggetto dell'obbligo di centralizzazione sono forniture di beni e servizi in materia sanitaria, hanno aggiunto anche gli enti che fanno parte del sistema sanitario nazionale, quindi ASTA, ASL e via dicendo, sono obbligati a ricorrere alle convenzioni CONSIP attive soggette, o alle convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori. L'indicazione tecnica per gli operatori è chiara nel momento in cui si entra nel sito del SIMOC per assumere il codice CIG. Esce una lista di beni e di servizi per i quali il CIG può essere assunto solo a condizione che si acceda alla convenzione CONSIP attiva, se esiste, oppure alle convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori. Questo è il metodo un po' rude ma tecnico che ha pensato ANAC per impedire che venga esercitato autonomamente il potere negoziale, soprattutto da parte degli enti locali. Ricordiamoci al riguardo che il sistema ANAC non accerta le falsità in prima battuta e quindi forzare per aggirare l'ostacolo costituisce falsa informazione all'ANAC, che come sapete è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro. Non vorrei fare terrorismo, però siccome ripeto, la macchina non sente l'atteggiamento psicologico, il dolo di chi fornisce la falsa informazione, però può darsi che poi se ne accorgono a distanza di un paio d'anni, come è un caso che è successo. Il terzo intervento invece che fa il decreto legge 66 riguarda più propriamente gran parte delle persone che siamo qui, e cioè i dipendenti dei comuni, perché colpisce specificamente i comuni. Sapete che questa non è una novità, la limitazione della capacità negoziale dei comuni non è una novità che introduce per la prima volta il codice dei contratti nuovo, perché l'introduzione di questa limitazione era stata realizzata dal 66 attraverso l'introduzione nel vecchio codice dei contratti, nel 163, dell'articolo 33,3 bis. Le versioni sono state 3 o 4 di quella norma, perché in un primo momento la preclusione per i comuni era totale, poi era stata inserita una deroga per i comuni con più di 10.000 abitanti, poi era stata inserita un'ulteriore deroga per tutti fino a 40.000 euro. Sostanzialmente però il principio qual è che era? Che i comuni non capoluogo di provincia non potessero godere di una capacità negoziale assolutamente limitata dal punto di vista dell'importo dei contratti affidabili, e che per gli appalti di importo superiore dovessero fare ricorso, lo leggete con me perché ho riportato pari pari l'articolo, ricorrendo a che cosa? Fatto salvo sempre ovviamente la possibilità di ricorrere agli strumenti di acquisto delle centrali di committenza di Consip, facendo ricorso alle centrali di committenza regionali, ricorrendo agli strumenti con cui si realizzano sinergie tra i comuni, che sono essenzialmente gli accordi consortili, con tutto quello che ne conseguiva per il fatto che il riferimento all'accordo consortile urtava contro un'altra legge, la legge Monti, che invece i consorzi aveva abolito i consorzi di funzione, o con lo strumento tipico che è quello che conosciamo dell'articolo 30 del TUEL, che le convenzioni per esercizio in comune di funzioni o di servizi. Anche in questo caso, quale ostacolo introduceva l'ANAC per impedire che i comuni affidassero appalti a seconda dei periodi di importo superiore a 40.000 euro, oppure li affidassero in assoluto? Era quello che di non rilasciare il codice identificativo di gara nel momento in cui il comune rientrava in una delle tipologie che precludevano la possibilità di svolgere la gara. In sintesi, solo il comune capoluogo di provincia poteva da sé svolgere le gare d'appalto. Siamo nel 2014, nel 2014 vengono pubblicate le due direttive comunitarie che poi l'ordinamento interno recepirà con il codice dei contratti. Il legislatore comunitario
e questo vi posso garantire per la prima volta, e con un minimo di orgoglio da questo punto di vista nazionale, prendendo a riferimento l'esperienza che con Consip, con Invitalia e con le centrali di committenza regionale erano state fatte all'interno del nostro ordinamento interno, come dire, prende atto di questo nuovo fenomeno, nuovo ed importante fenomeno di centralizzazione degli acquisti, e ne dà una definizione. La trovate nella direttiva 24 al considerando 29. Definisce centrale di committenza un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze ed attività di committenza ausiliarie. Ovviamente l'esigenza che l'ordinamento comunitario ha di normare l'attività di centralizzazione delle committenze è in primo luogo quello di assoggettare le centrali di committenza in toto all'applicazione del codice dei contratti, all'applicazione della direttiva comunitaria. Questo perché? Perché le centrali di committenza in gran parte sono rivestite da una personalità giuridica di diritto privato, sono SPA, sono SRL, e conseguentemente la direttiva comunitaria rimarca il fatto che la centrale di committenza, per la centrale di committenza non si deve nemmeno discutere del fatto che sia o meno organismo di diritto pubblico, perché di per sé è amministrazione aggiudicatrice. Quindi la scelta del legislatore comunitario è chiara. Gli ordinamenti nazionali che costituiscono delle società per centralizzare le committenze sono per definizione amministrazioni aggiudicatrici, e non è necessario andare a ricercare se in quell'organismo che ha veste giuridica privata, di diritto civile come nel nostro caso l'SPA o SRL, sussistono gli indicatori che la stessa direttiva comunitaria richiede perché un organismo possa qualificarsi come organismo di diritto pubblico. Cosa significa attività di centralizzazione delle committenze? Diciamo che ce n'è una di carattere generale, e poi ci sono le attività di committenza ausiliaria. Le forme di centralizzazione delle committenze principali si riducono a due grandi categorie. La prima è quella che vediamo attuata con Consip, vale a dire l'amministrazione giudicatrice, il comune di Como, faccio un esempio, aderisce, ricorre ad un accordo quadro, ad una convenzione, o ricorre ai contratti che vengono aggiudicati, per esempio gli strumenti dinamici di acquisizione della centrale di committenza. Questa è l'attività tipica della centrale di committenza, nella quale la centrale di committenza Consip, ho voluto utilizzare qui una definizione che è tipica del mondo dei supermercati, che cosa fa? Agisce come grossista, quindi stipula le convenzioni, gli accordi quadro, indipendentemente dal fatto poi che i singoli enti che aderiranno abbiano un bisogno, ne fa una scorta, ne fa un rifornimento importante, e a quella scorta, a quel rifornimento importante, poi attingono le singole amministrazioni che aderiscono all'accordo quadro e alla convenzione. L'altra forma, invece, è una forma che mette in collegamento direttamente l'amministrazione che deve soddisfare l'acquisto e la centrale di committenza come amministrazione aggiudicatrice. Perché che cosa succede? Succede che la provincia di Como, il comune di Como, un altro comune, si rivolge ad Arca, si rivolge a Consip e trasferisce alla centrale di committenza la funzione di stazione appaltante. Ricordatevi che fino a qualche tempo fa, ipotizzare che ci fossero tra comuni, tra enti, la possibilità di trasferire le funzioni di stazione appaltante era dal punto di vista giuridico una sorta di eresia, tant'è che il vecchio articolo 33 del 163 combinava con la sanzione di nullità di diritto tutti gli atti con i quali si dismetteva la funzione di stazione appaltante, fuorché nella direzione delle province e dei provveditorati regionali delle opere pubbliche che questa funzione di centralizzazione delle committenze avevano storicamente avuto. Qui invece viene affermato il principio opposto, e cioè che nel rapporto tra singolo ente e centrale di committenza si possa stipulare un accordo con il quale il singolo ente trasferisce alla centrale di committenza la funzione di acquistare in nome e per conto dell'ente affidante, in questo modo dando luogo ad un vero e proprio rapporto di mandato.
Quindi le due ipotesi sono queste. La terza invece attività di committenza è l'attività che il legislatore comunitario e che il codice dei contratti nell'articolo 3 definisce come attività di committenza ausiliaria. In che cosa consiste? Anche qui considerando 69 della direttiva 24, consiste nella messa a disposizione di infrastrutture tecniche che consentono alle amministrazioni di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro, ad esempio l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel da parte di tutti i comuni, ormai è di uso diffuso, costituisce, voi non lo sapevate, ma non lo sapevo nemmeno io se non avessi partecipato a questo corso e quindi non avessi avuto l'obbligo di approfondire la questione, costituisce un'attività tipica di committenza ausiliaria. Al pari lo sono, questo era invece più intuitivo, l'attività di consulenza sullo svolgimento, sulla progettazione delle procedure di gara, che è per esempio l'attività che fa la provincia nel rapporto con i comuni nell'ambito della convenzione per la stazione unica appaltante, oppure ancora la preparazione e la gestione delle procedure di appalto in nome per conto delle amministrazioni richiedenti. Qui sostanzialmente che cosa succede? Che la funzione di centralizzazione delle committenze non consiste nell'acquisto del prodotto, nell'acquisto del servizio, del bene, ma consiste nell'apprestare consiglio, sostegno, ausilio, nel mettere a disposizione strumentazione telematica per arrivare all'acquisto, che però è poi imputato alla singola stazione appaltante, cioè al singolo ente. L'esempio ve l'ho detto, qui quindi direttiva comunitaria, come sapete il passaggio, il recepimento delle direttive comunitarie nel nostro ordinamento nazionale attraverso il codice dei contratti è stato mediato da una legge delega, che è la legge 11 del 2016. Mi limito sinteticamente a riprendere i principi perché poi ci consentono meglio di capire come sono stati recepiti nel codice dei contratti. Quindi i principi sono essenzialmente tre, dati dalla legge cornice con riferimento alla materia specifica di cui mi interesso, cioè la qualificazione delle stazioni appaltanti alle centrali di committenza. La legge delega dice al governo, prevede un nuovo sistema che contempli la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, ponendo particolare riferimento alle fasi di programmazione e di controllo. Questo è importante rispetto a quello che vi dicevo all'inizio, che il legislatore per la prima volta in qualche modo stacca l'attenzione dalla disciplina del singolo procedimento di gara, perché una delle patologie che noi registriamo quando gestiamo le procedure di gara è che ci concentriamo sulla fase della gara in senso proprio, dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione. Consumiamo tutta l'energia in quella fase perché dobbiamo necessariamente arrivare al risultato utile, cioè a un'aggiudicazione, ad un contratto, e perdiamo di vista probabilmente la fase che precede, che è quella della programmazione, in cui dovrebbe essere garantita la qualità del servizio o del progetto del bene che acquisiamo, ma soprattutto talora si perde la fase del controllo, la fase dell'esecuzione. Quindi questa indicazione, ripeto, non è perché la penna del legislatore ha dimenticato di inserire programmazione, affidamento e controllo, ma per dire che sono queste le due fasi che il legislatore delegato poi doveva considerare strategiche per garantire che l'opera pubblica fosse non solo ben affidata, ma fosse ben programmata, ben progettata e soprattutto realizzata con la qualità sperata. Quindi il risultato con cui, come fare questa riorganizzazione? L'organizzazione è fatta attraverso una riqualificazione delle stazioni appaltanti che passi dall'accertamento delle capacità tecniche organizzative che la singola stazione appaltante ha. L'altro principio è quello di prevedere delle forme di centralizzazione delle committenze e una riduzione delle stazioni appaltanti attuata attraverso i criteri di qualità e di merito, consentendo, come vedremo, è quello che accadrà, di graduare il potere delle stazioni appaltanti di procedere agli affidamenti sulla base anche come indicatore della maggiore o minore complessità dell'affidamento stesso. E al tempo stesso
di salvaguardare però le ragioni delle piccole e medie imprese, e vediamo invece che gli obblighi, che la centralizzazione purtroppo non sempre si, come dire, si riesce a comporre con l'esigenza di mantenere il sistema produttivo che abbiamo in Italia, che è fondato essenzialmente su imprese di piccole e medie dimensioni. Il terzo intervento, il terzo principio invece, il terzo principio della legge cornice interviene più precisamente su, sui livelli di aggregazione delle committenze e quindi sui comuni. Questa indicazione sostanzialmente spingeva il legislatore delegato a restringere la capacità di autonoma negoziazione dei comuni per appalti di importo superiore a 100.000 euro. Vediamo poi, ma già lo sapete, come è stata poi successivamente realizzata. Quindi la riforma del 2016, legge cornice e codice dei contratti, si ispira ad un sistema che sostanzialmente è duale. Il primo, l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, con la, ovviamente con il fatto che la qualificazione avviene guardando alla capacità tecnica organizzativa delle stazioni appaltanti e quindi alla loro professionalità, per così dire, sintetizzando un po' il concetto, nel gestire le procedure di affidamento. L'altro invece è un criterio concorrente, ma rilevantissimo, per come è costruita la pubblica amministrazione in Italia, dove ci sono 8.000 comuni che non sono comuni capoluogo di provincia, e cioè identificare la condizione di comune come capoluogo, non capoluogo di provincia, come condizione in sé limitativa, se non addirittura preclusiva, della capacità negoziale. Ovviamente questo sistema duale crea delle problematiche, ha creato delle problematiche non di poco conto. Qui eleviamo un po' il discorso, permette, il luogo lo consente. Ovviamente nel momento in cui io esproprio un comune, perché di questo si è trattato, della capacità di soddisfare i propri bisogni attraverso l'esercizio di un potere che è considerato, che è sempre stato storicamente considerato tipico dell'autonomia, che è quello di acquistare servizi e forniture secondo una descrizione del bisogno, una descrizione autonoma del bisogno, devo pormi il problema, che è un problema alto di rilievo costituzionale, se questa espropriazione sia compatibile con una costruzione, con la costruzione dei principi autonomistici che la nostra Costituzione assume nell'articolo 5, nell'articolo 114 e nell'articolo 117, qui l'ho messo perché riguarda la legislazione regionale, ma no, ovviamente c'entra, e nell'articolo 118. Tanta autorevole dottrina costituzionalista ha ritenuto che la formulazione che poi ha acquisito il principio di riduzione delle stazioni appaltanti e di compressione dell'autonomia negoziale, come la vediamo ora normata positivamente nel codice dei contratti, non è compatibile con la Costituzione. Cioè il fatto di dire che i comuni non capoluogo di provincia possono a regime fare, affidare servizi e forniture fino a 40.000 euro e lavori fino a 150.000 euro e per il resto devono necessariamente trasferire a terzi, che siano le centrali di committenza, che sia la provincia, che siano gli accordi consortili, le funzioni di sezione appaltante, da tanti, ne cito uno ma ce ne sono altri, il professor Pierluigi Mantini per esempio hanno ritenuto che questa limitazione sia incompatibile con l'autonomia dell'articolo 5, dell'articolo 114 della Costituzione. C'è anche da dire, lo vedete nella terza espressione che ho contenuto in questa slide, che il tempo è un tempo avverso per gli autonomisti. Anche con riferimento ad un indirizzo come dire, centralistico che in molte sentenze recenti la Corte Costituzionale ha assunto.
E che è frutto dei tempi, cioè il ritorno al fatto della grande crisi economica che ha reso necessari interventi invasivi del potere, del potere centrale, ha in un certo qual modo condizionato anche la giurisdizione costituzionale. Fra tutte vi cito la legge 50 del 2015 che è intervenuta sulla legge Delrio, che come sapete ha riformato le province e le città metropolitane. Le regioni avevano impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione degli articoli 5, 114, 117, 118, 133, 55 commi su una novantina, di cui un centinaio di cui si compone la legge Delrio, e su nessuno di queste la Corte Costituzionale ha ritenuto esistente la frizione con le norme costituzionali che garantivano l'autonomia. Questo perché, facendo appello sostanzialmente al fatto che ci sono dei momenti nei quali le esigenze, quelli derivanti dalle riforme economico-sociali, oppure quelli derivanti dalle esigenze di assicurare il coordinamento delle finanze pubbliche, che l'articolo 117, come sapete, rimette alla competenza statale, consentano invasioni nell'autonomia di tanta portata, di tanto livello. Il fatto è che su comuni capoluogo di provincia si producono delle strutture non di poco conto. La nostra realtà amministrativa è molto frastagliata, quindi il fatto che la condizione di comune non capoluogo di provincia espropri il comune stesso dal potere, non guardando a quella che è la strutturazione dell'ente, la capacità tecnico-organizzativa, porta a situazioni come quello che vi ho segnalato. Vale a dire, il comune di Busto Arsizio ha più di 100.000 abitanti ed ha un'organizzazione interna che supera dal punto di vista delle dimensioni quantitative del personale, del volume di appalti, quando non era stato ridotto ovviamente il comune di Varese, ma il comune di Varese è stazione appaltante qualificata oggi perché non incontra il limite dell'articolo 37 del codice dei contratti, e il comune di Busto Arsizio ha dovuto gioco forza, poco prima che entrasse in vigore la norma, trovarsi il comunello vicino per avere l'accordo che ha prezzolato, per avere l'accordo consortile e quindi continuare a svolgere le funzioni della stazione appaltante, sia pure solo per il regime transitorio. La stessa questione vale per, l'ho citata perché questa è la provincia da cui io arrivo, il comune di Trapani ha 80.000 abitanti, grosso modo quanto Como, la città di Marsala ne ha 95.000, città di Marsala ha un'organizzazione strutturale più ampia di quella del comune di Trapani, il comune di Marsala non può fare appalti se non entro il limite dei 40.000 euro per servizi e forniture e dei 150.000 euro per lavori. Comprendete che è una questione su cui forse bisognerebbe rimeditare e quindi reintrodurre al limite, non facendo riferimento alla condizione del comune capoluogo di provincia o meno, ma piuttosto della dimensione demografica, che potrebbe essere un indicatore più significativo da questo punto di vista. Un brevissimo excursus su quello che è successo con riferimento alla procedura di approvazione del codice dei contratti, sempre sulla materia di cui ovviamente ci trattiamo. Il Consiglio di Stato ha espresso sulla bozza del codice dei contratti che è stata, mi ricordo, varata ai primi di febbraio del 2016 e che poi è entrata in vigore il 20 aprile del 2016. In questo frangente temporale sono stati acquisiti i pareri obbligatori per legge, tra cui quello del Consiglio di Stato, che ha espresso il parere il 1 aprile. Lo sintetizziamo in questo modo: vabbè, al di là dell'apprezzamento generale sul lavoro che era stato svolto dal governo perché finalmente si allineava la normativa interna, come abbiamo visto, alla normativa comunitaria sul tema della centralizzazione delle committenze, un apprezzamento chiaro del Consiglio di Stato verso questa scelta, questo nuovo indirizzo meritocratico, cioè fondato sull'istituzione dell'elenco e sull'iscrizione nell'elenco di una serie, di un numero di stazioni appaltanti che sarebbero state qualificate poi da ANAC sulla base di criteri tecnico-organizzativi stabiliti invece direttamente dal potere esecutivo, quindi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
ministri, perché il Consiglio di Stato apprezza questa svolta meritocratica? La apprezza perché il codice ha delle grandi innovazioni dal punto di vista, come dire, soprattutto della gestione delle gare, introducendo tra le altre come criterio generale e prioritario di aggiudicazione, come sapete, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il ragionamento anche per certi versi ordinario che fa il Consiglio di Stato è che mentre in un ordinamento che aggiudica le gare sulla base del prezzo più basso non è necessario per accertare quale sia il prezzo più basso che ci sia una professionalità specifica presente all'interno della struttura, questione assolutamente diversa è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il quale sia per quanto riguarda le competenze del RUP, sia per quanto riguarda le competenze dei commissari di gara, è necessario che il livello qualitativo professionale della stazione appaltante si elevi. Ma non è solo questo, ma anche l'introduzione, il potenziamento di delle cosiddette procedure ad alta flessibilità, vale a dire quelle nelle quali è necessaria un'attività di negoziazione che porta ad un contatto diretto tra la pubblica amministrazione committente e l'operatore economico per definire i contenuti del contratto, che sono di regola contratti di lunga durata, come accade nel project financing, come accade nelle concessioni di costruzione e gestione. In tutte queste ipotesi è necessario che la stazione appaltante abbia all'interno professionalità idonee e particolarmente qualificate. Ad esempio, faccio un salto in avanti nel DPCM che poi andremo a vedere, le stazioni appaltanti potranno svolgere le procedure di project financing solo qualora il RUP nominato come tale abbia svolto un'attività di formazione come project manager. Ha auspicato che le stazioni appaltanti, nel procedere alla riorganizzazione che è imposta dalla riforma, concentrino in un unico ufficio servizio le funzioni di acquisto lavori, beni e servizi, anziché disperderle nella proprietà di uffici. Ho voluto citare questo passaggio perché di interesse, vedo ancora oggi in alcuni comuni la scelta organizzativa di far acquistare i beni, i servizi e le forniture dal singolo dipendente all'interno della singola struttura. L'indirizzo che del codice è chiaro, l'indirizzo che dà nel parere il Consiglio di Stato è chiarissimo: i comuni devono riorganizzarsi in maniera tale da concentrare le funzioni di public procurement all'interno di una sola struttura organizzativa che deve essere spinta alla formazione e alla professionalizzazione. E poi il Consiglio di Stato dà un'altra indicazione, esprimeva la preoccupazione che l'eccesso di centralizzazione a cui spingeva la legge di delega e il codice dei contratti poteva portare ad una notevole restrizione dell'economia di mercato e soprattutto alla a difficoltà per le piccole e medie imprese che non hanno organizzazione e requisiti di capacità tecnico-organizzativa, economica e finanziaria per concorrere ai maxi lotti e ai lotti di affidamento che normalmente fanno le centrali di committenza. Era un dubbio che era una sorta di vaticinio malefico, perché si è realizzato in assoluto su due versanti. Uno, lo abbiamo conosciuto tutti per le indagini giudiziarie che hanno interessato i grandi appalti della Consip sul facility management, quelli dell'impresa Romeo, per dire. Ripeto, io non entro nel merito di come andrà a finire la questione penale, perché può darsi anche che i reati penali non ci siano, ma è indubbio che quella scelta di centralizzare l'acquisto con dei maxi lotti, 4 in tutta Italia sostanzialmente, che avevano una base d'asta di 2 miliardi di euro, era una scelta che portava inevitabilmente a svolgere delle gare con 2, 3, 1 partecipanti, col rischio tra l'altro che questi partecipanti, vivendo indipendentemente dalla gara, potevano facilmente sentirsi e assumere, come pare sia successo, con bille a danno delle stazioni appaltanti.
Il secondo aspetto invece che vediamo, su cui sta ponendo rimedio lo stesso Consiglio di Stato, è quello di annullare le gare che si svolgono per maxilotti. Avete visto nel repertorio di giurisprudenza ultimamente 3-4 sentenze che ovviamente annullano appalti fatti dalle grandi centrali di committenza regionale e da Consip, col principio, applicando il principio che l'organizzazione dei maxilotti, dove non sia tecnicamente necessaria, viola un altro principio che il codice assume come principio di valore fondamentale, che è quello del sostegno alle piccole e medie imprese. Sì, cioè anche nella direttiva che tu hai citato, la 24, no? La stessa direttiva in riferimento alle centrali di committenza diceva che certamente sono importanti, è importante questa funzione aggregatrice, però bisogna considerare che se è vero da un lato che si creano situazioni di economia di scala e quindi si favorisce, diciamo, l'espletamento delle procedure, è altrettanto vero che bisogna considerare che l'aggregazione e quindi la concentrazione delle procedure d'appalto in poche centrali può certamente portare a delle perturbazioni sul mercato. Naturalmente l'interesse dell'Unione Europea è più centrata sul rispetto del principio di concorrenza. Noi abbiamo anche altri mali atavici che conosciamo e quindi ecco perché naturalmente questi aspetti dovevano essere considerati anche prima. Però ripeto, in qualche modo su questo aspetto sta mettendo una pezza il Consiglio di Stato, che fatto riemergere questa sensibilità che nella direttiva comunitaria, come giustamente diceva Vincenzo, era già stata sottolineata, della necessità di che il mercato viva attraverso le piccole e medie imprese, non attraverso le grandi concentrazioni di imprese. La conferenza unificata Stato-Regioni anche essa si è esposta in qualche indicazione e ho inserito solo un aspetto, ha posto dei dubbi sui tempi di attuazione. Anche qui un dubbio che sta concretamente attuandosi, perché per esempio, fermandoci al tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, voi sapete che il decreto che inopinatamente, lo dico perché mi ha costretto ad uno studio frettoloso, è stato messo in circolazione la settimana scorsa, avrebbe dovuto avere vita dunque tre mesi dall'entrata in vigore del codice, quindi maggio, giugno, entro luglio del 2016. Arriva a febbraio del 2018. A regime questa riforma sulla riqualificazione delle stazioni appaltanti, tenendo conto della tempistica che è contenuta nel DPCM, non avrà attuazione a regime prima di un paio d'anni e mezzo, facendo il conto. Quindi la preoccupazione che esprimeva la conferenza unificata era vero. La conferenza unificata tra l'altro esprimeva nuovamente quella preoccupazione sul fatto della restrizione della potestà autonoma di negoziazione da parte dei comuni, perché come sapete nella conferenza, dentro la conferenza unificata ci sono le regioni ma c'è anche l'ANCI che rappresenta i comuni, chiedeva che in sede poi di stesura del codice fossero invece ampliati almeno fino ad 1 milione di euro per quanto riguarda i lavori e almeno fino alla soglia comunitaria per quanto riguarda le forniture e i servizi, la capacità autonoma di negoziazione dei comuni non capoluogo di provincia. L'indicazione è stata recepita ma solo nel regime transitorio. Allora, quali sono gli obiettivi della riforma? Li citiamo, questa è l'ultima slide di carattere generale, poi passiamo a esaminare l'articolo 37 e 38, quindi diventiamo un po' più operativi, però non potevo non fare questa premessa di sistema, perché altrimenti non comprendiamo nulla poi di come questi principi sono diventati norma positiva. Quindi, innanzitutto ottimizzare la centralizzazione delle committenze è considerato uno strumento fondamentale per ottimizzare gli approvvigionamenti, questo è pacifico. Comprare per grandi quantità significa realizzare economie di scala, ma nel caso nostro significa un'altra cosa che gli economisti hanno notato, che è abbattere il cosiddetto costo di transazione, che è un costo tipico che affligge le pubbliche amministrazioni. In sintesi, che cosa succede? E questa è esperienza nostra quotidiana. Lo svolgimento di una gara ha un costo in termini di spese di pubblicazione, impegno della struttura, impegno del personale,
dispendio di tempo per ricorsi, comunicazioni, pubblicazioni, che è indifferente al contenuto economico del contratto. E cioè affidare un contratto da 500.000 di euro, affidare un contratto da 1 miliardo di euro, lo sappiamo tutti noi, dal punto di vista della spesa procedurale ed organizzativa non ha differenza. E questo è il cosiddetto costo di transazione. È banale dire che se io aggrego 1.000 procedimenti in uno solo, pagherò un solo costo di transazione anziché 1.000 costi di transazione. Quindi quando faccio riferimento a questo costo di transazione, intendevo riferirmi a questo. Poi, ovviamente dovrebbe contrastare, secondo la relazione che accompagnava il codice, le inefficienze che erano derivanti da una certa inadeguatezza delle stazioni appaltanti, soprattutto dei comuni di piccole dimensioni, rispetto alle sfide di tipo qualitativo che il codice nuovo, come abbiamo visto prima, introduceva: offerta economicamente più vantaggiosa, partenariato pubblico-privato, via dicendo. E ultimo, non meno importante, almeno nella logica con cui il nostro legislatore si è sempre approcciato al tema degli appalti, facendo spesso prevalere le ragioni non del cemento, dell'ingegneria, ma facendo prevalere le ragioni dell'anticrimine, dell'ordine pubblico, è quello della lotta alla corruzione. Sintetizzo, ridurre, poiché comunque la vigilanza dal punto di vista dell'anticorruzione è in primo luogo fatta da ANAC e in seconda battuta poi dalle procure, questi due organi che controllano le stazioni appaltanti controllano più facilmente un numero ridotto di stazioni appaltanti. Tenete conto che l'obiettivo, lo vedremo poi successivamente, della riforma era quello di ridurre da 37.000, quali sono oggi, col punto interrogativo perché non lo sappiamo, le stazioni appaltanti, a 6.000. Allora, vista sotto l'ottica di Raffaele Cantone, un discorso è vigilare 6.000 stazioni appaltanti, altro discorso ben diverso è vigilare 37.000. L'obiettivo quindi, dicevo, della riforma è quello di ridurre le stazioni appaltanti da 37.000. Ho messo un punto interrogativo perché in effetti, siccome stazione appaltante è anche qualificato il lottizzatore, il convenzionato che è obbligato a fare la gara d'appalto per individuare l'impresa che seguirà le opere di urbanizzazione a scomputo, è difficile stabilire se sono 37.000. Queste sono le 37.000 certamente censite, forse ne dovremmo aggiungere qualcun'altra. Allora, torniamo al tema comunque centrale. Il legislatore abbandona la logica esclusiva della centralizzazione delle committenze e comincia a privilegiare la scelta, la via della qualità e del merito delle stazioni appaltanti. Com'è che questo si traduce in norma positiva? Si traduce nell'articolo 37 del codice. La parte sottolineata vi dice che quello che leggiamo nell'articolo 37 è una rappresentazione normativa parziale, perché fuori dal codice dei contratti rimangono tutti gli obblighi di centralizzazione degli acquisti e delle forniture che di anno in anno ci mettono sulle spalle le leggi di stabilità e che il codice non considera, e che anzi fa salve dicendo: fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. Per dirvi, l'obbligo di acquistare i prodotti e le forniture che sono individuate nel decreto del Ministero della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che viene emanato entro il 31 dicembre di ogni anno, sta in questo inciso, non sta dentro il codice dei contratti. Quindi le stazioni appaltanti, sulla base dell'articolo 37, possono procedere in via autonoma e diretta ad acquisti di forniture e servizi per un importo inferiore a 40.000 euro e per lavori di importo inferiore a 150.000 euro. A questo possono aggiungere l'effettuazione di ordine di acquisto a valere sugli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori. Ribadisco, strumenti di acquisto non sono gli strumenti di negoziazione telematica, sono solo convenzioni, accordi quadro e acquisti MEPA a catalogo, che sono quelli nei quali il bene o il servizio
è fornito da un operatore già selezionato da Consip, perché l'articolo 37 vuole impedire che la stazione appaltante selezioni l'operatore economico a cui affidare la fornitura del servizio. Superate queste soglie di valore, quindi 40.000 euro e 150.000 euro, le stazioni appaltanti possono affidare servizi, forniture e lavori solo a condizione di essere in possesso della qualificazione prevista dall'articolo 38, che poi andremo a vedere. C'è da dire la verità che qui, per esempio, questa norma in un primo momento è abbastanza di difficile interpretazione. Perché? Che cosa succede? Qui l'obbligo di centralizzazione all'apparenza riguarderebbe stazioni appaltanti qualificate. In effetti però una lettura più attenta ci porta a dire che non è così, perché nella fascia compresa tra 40.000 euro e 221.000 euro ora per il servizio delle forniture e per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria nella fascia compresa tra 150.000 euro e 1 milione di euro, le stazioni appaltanti qualificate possono procedere agli acquisti autonomi, ma con un obbligo, quello di utilizzare gli strumenti telematici di negoziazione che sono messi a disposizione dalle centrali di committenza. Quindi qui significa che non c'è un obbligo di centralizzazione nel senso di espropriare la stazione appaltante dalla capacità di acquistare servizi e forniture o di affidare lavori, ma l'obbligo consiste nella digitalizzazione della procedura, vale a dire nello svolgimento della procedura attraverso Sintel, attraverso gli strumenti di negoziazione telematica emessi dal MEPA, che l'amministrazione, che la stazione appaltante però deve utilizzare, tranne nell'ipotesi in cui, ma non si capisce quale potrebbe essere questa ipotesi, gli strumenti siano indisponibili in relazione a certe tipologie merceologiche, ed in questo caso anche in relazione a singole tipologie merceologiche potrebbero essere indisponibili per altre ragioni, che potrebbero essere anche un down tecnico di 15 giorni. Ecco, in questo caso allora le stazioni appaltanti possono procedere mediante lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice, che significa sostanzialmente fare le procedure aperte, le procedure ristrette e le procedure negoziate a seconda dei casi, con modalità ordinaria uguale modalità cartacea. Le stazioni appaltanti che non sono in possesso della qualificazione procedono invece, che non sono in possesso della qualificazione, procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori come? Ricorrendo alle centrali di committenza, ovvero aggregandosi ad una o più stazioni appaltanti che abbiano la necessaria qualifica. Quindi le stazioni appaltanti che non riescono a conseguire l'abilitazione nei termini che andremo a vedere tra poco, previsti dall'articolo 38 e quando andrà in vigore del DPCM che è in corso di approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, potranno acquistare le forniture e i servizi di importo superiore a 40.000 euro per le forniture e servizi di importo superiore a 150.000 euro per i lavori, solo con queste modalità, che sono delle modalità obbligate, quindi ricorrendo alle centrali di committenza, quindi Consip ovviamente per le forniture e servizi e ARCA, limitiamoci alla Lombardia ovviamente, oppure con un'altra modalità, che è una modalità che riprende in qualche modo i contenuti dell'articolo 33 bis, rendendo possibili i cosiddetti accordi consortili, le convenzioni, vale a dire la stazione appaltante non qualificata si associa con una stazione appaltante qualificata e fa assieme a questa stazione appaltante gli appalti anche in nome per conto proprio. Per la verità la questione potrebbe essere un po' più complessa, nel senso che il DPCM dà spazio, un po' come succede per i raggruppamenti temporanei degli operatori economici ai fini della partecipazione alle gare, la possibilità che le stazioni appaltanti si qualificano cumulando le qualificazioni. Quindi più comuni potrebbero mettersi assieme, costituire un accordo consortile
raggiungere le dotazioni organiche e i livelli di lavoro richiesti per l'accesso al secondo livello, per l'accesso ai quattro livelli in cui si articola la qualificazione, e quindi richiedere la qualificazione. Questo non sarebbe immediatamente intuitivo sulla base di questa disposizione. Allora, questo vale per le stazioni appaltanti in generale. Come dicevo, la compressione maggiore, perché erano quelli più facilmente aggredibili, perché immediatamente individuabili, secondo me, riguarda invece i comuni non capoluogo di provincia, i quali non potranno abilitarsi, perché la condizione che lì descrive dal punto di vista normativo è una condizione che già funziona a regime, salvo il caso ovviamente delle aggregazioni. Il singolo comune rimarrà costretto all'interno di questa disciplina che andiamo a vedere. Quindi, se la stazione appaltante, questo è l'articolo 37,4, è un comune non capoluogo di provincia, ovviamente fermo restando la possibilità fino a 40.000 euro, fino a 150.000 euro di fare improprio, e per quanto riguarda e di ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla centrale di committenza, non potrà affidare servizi, forniture e lavori, se non con una di queste modalità, quindi ricorrendo a una centrale di committenza, ribadisco, Consip, Arca per esempio, o a soggetti aggregatori qualificati che vengono individuati nell'elenco tenuto da ANAC, con la modalità consociativa, chiamiamola così, quindi mediante unione di comuni costituite e qualificate come centrale di committenza. Qui ovviamente cosa succederà? Succederà che le unioni di comuni, che sulla base dell'articolo 33,3 bis erano di per sé abilitati a svolgere le funzioni di stazione appaltante, ora lo saranno in quanto si richiamano le norme sulla qualificazione delle centrali di committenza nei limiti in cui potranno qualificarsi. Oppure associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento. Quindi in questo caso i comuni non capoluogo di provincia, 3, 4, 5, 6, costituiscono un accordo consortile. Dovremmo pensare che, essendo questa una norma speciale, deroga alla legge che vieta la costituzione dei consorzi di funzioni, e che quindi l'accordo consortile potrebbe essere fatto. In maniera molto più naturale e sicuramente legittima si può ricorrere a delle convenzioni, costituiscono un organismo unico che mette assieme le dotazioni organiche, tecniche, professionali, di lavori che richiede il DPCM, e chiede l'accreditamento come stazione appaltante. E poi la forma invece che abbiamo utilizzato, che abbiamo praticato, la più diffusa qui in provincia, che è ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane, ovvero gli enti della vasta, ai sensi della legge 7 aprile 2014 numero 56, cioè province e città metropolitana, perché altri enti della vasta non conosco. Queste slide sono puramente e semplicemente di sintesi, me le ha fatte una mia collaboratrice, le ho trovate belle, quindi le propongo. Quindi, qualificazione delle stazioni appaltanti, quelle prive di qualificazione, l'abbiamo già letto nella norma, possono affidare direttamente forniture e servizi fino a 40.000 euro. Questo materiale ve lo metto a disposizione poi sulla piattaforma, quindi se volete lo scaricate, perché magari sembra come una sorta di vademecum. Lavori e importi per lavori e per importi inferiori a 150.000 euro, per affidamenti di importo superiore necessario alla qualificazione. Le stazioni appaltanti che, come abbiamo visto, sono prive di qualificazione, ricorrono alla centrale di committenza o si aggregano a stazioni appaltanti qualificate. Comuni non capoluogo di provincia, viene riconosciuta l'autonomia fino a 40.000 euro, fino a 150.000 euro, possono ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione, insomma siamo in un po' di ripetizione, delle centrali di committenza dei soggetti aggregatori, oppure se non qualificati o se non ricorrono agli strumenti di acquisto, le modalità sono centrali di committenza, soggetti aggregatori qualificati, unioni di comuni, associandosi o consorziandosi e ricorrendo alle province e alle città metropolitane. Tratto di questo istituto particolare, che è l'appalto congiunto, perché avrebbe potuto essere un'occasione che
che abbiamo perché il codice è perso, nel senso che l'appalto congiunto consente il comma 10 dell'articolo 37 a due prestazioni appaltanti che hanno un interesse comune alla gestione, appunto, ad affidare, ad acquisire servizi comuni, perché no, a fare un lavoro assieme, perché di comune interesse, ad esempio la rotatoria che sta a cavallo tra due comuni. Allora, anziché i comuni potrebbero decidere di appartarlo assieme. La norma se ne interessa perché nell'ipotesi di appalto congiunto impone una responsabilità pur essa congiunta. Quindi nell'ipotesi in cui più stazioni appaltanti decidano di eseguire assieme appalti e concessioni e che sono in possesso ovviamente delle qualificazioni, sono tutte e due responsabili. Le stazioni appaltanti devono individuare in questo caso un unico responsabile del procedimento. Scusatemi. E allora, ovviamente, perché vi dico che abbiamo perso un'occasione? Perché la disciplina dell'appalto congiunto è già contenuta nella disciplina, la descrizione dell'appalto congiunto è contenuta nell'articolo 21 della direttiva 24, che spinge a questa forma di accordo, perché è un accordo che secondo l'idea del legislatore comunitario non richiederebbe formalità particolari. Ed in questo senso aveva interpretato anche ANAC prima che entrasse in vigore, nel senso che due prestazioni appaltanti, la forma tipica per esempio dell'accordo di programma, che non dà luogo ad una forma stabile di cooperazione, ma ad una forma di cooperazione che viene limitata al periodo strettamente necessario all'esecuzione dell'appalto. Il legislatore comunitario infatti dice: attenzione, non è solo per affidare il singolo la fornitura o il servizio, perché l'appalto, questa forma di cooperazione tra stazioni appaltanti che io incentivo, che il legislatore comunitario vuole, possono avere diverse forme: l'appalto coordinato in senso stretto, quindi l'appalto congiunto, l'elaborazione di specifiche tecniche comuni per appalti affidati dalle amministrazioni diverse. Per esempio, un campo in cui potrebbe esercitarsi è quello dell'affidamento dei servizi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Qui ogni comune ha prestazioni specifiche tecniche differenti, sto cercando per quanto possibile, per esempio con la stazione unica appaltante in provincia, di ricondurre ad omogeneità delle differenze che a volte sono marcate, perché sono marcate da un confine che è quello territoriale, che vede un servizio svolgersi con una modalità in una frazione di un comune con modalità diverse in una frazione contigua di un comune diverso. Ecco, quindi per questo spingeva. Ed infatti, ora ovviamente che cosa succede? Che l'appalto congiunto, che spostava le funzioni di stazione appaltante, ad esempio, da un'amministrazione ad un'altra, poneva il problema della contrarietà alla disposizione dell'articolo 33 di cui vi parlavo prima, vigente col 163, che vietava il trasferimento delle funzioni di stazione appaltante da un ente ad un altro, addirittura combinando la nullità di pieno diritto. L'ANAC aveva interpretato però la possibilità dell'appalto congiunto, che avevano sperimentato alcune stazioni appaltanti, positivamente, e dovendo dare una giustificazione normativa alla legittimità di questo accordo, aveva fatto riferimento, come vedete nella slide, all'articolo 15 della legge 241 del 1990, che prevede, sia pure sotto determinati, con determinati limiti e condizioni, che tra gli enti possano stipularsi intese, accordi denominati in vario modo, per cooperare quando le attività oggetto di cooperazione erano di interesse comune. Che cosa succede? Che questa forma, l'appalto congiunto, che secondo il legislatore comunitario avrebbe dovuto essere privo di formalità particolari e poteva realizzarsi attraverso un accordo, per dire, estemporaneo e che aveva ad oggetto uno o più appalti, è stato purtroppo dall'articolo 37,10 imbrigliato nelle regole della qualificazione, per cui l'accordo
dal luogo ad una stazione appaltante che, secondo l'articolo 37,10, deve qualificarsi al pari delle altre centrali di committenza. Con questo, ovviamente, la semplicità con cui si poteva ricorrere a questo strumento è stata vanificata. Questo qua lo vediamo dopo, poi, se c'è tempo, però è una questione di carattere interessante. Ecco, allora andiamo a vedere, quindi, posto che le stazioni appaltanti debbono, per gli appalti superiori a 40.000 euro, a 150.000 euro rispettivamente per fornitura di lavori, debbono qualificarsi, vediamo come il sistema attraverso il quale ci si qualifica. Allora, la scelta che ha fatto il legislatore è quello di istituire presso ANAC, che ovviamente ne assicura la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte in primo luogo le centrali di committenza, tant'è che nell'elenco saranno iscritte di diritto le centrali di committenza, per così dire, già qualificate, quindi sicuramente Consip, lo vedete, Invitalia, nonché tutte le centrali di committenza e i soggetti aggregatori regionali che erano stati costituiti ai sensi della legge, allora si chiamava legge finanziaria, della legge finanziaria del 2006. La qualificazione, come andremo a vedere, è costituita per ambiti di attività, per bacini territoriali, in relazione alla tipologia e complessità del contratto e per fasce di importo. Questo lo andremo a vedere in dettaglio tra breve. Ci si iscrive dimostrando che cosa? Dimostrando dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo che, secondo l'articolo 37, avrebbero dovuto, vi ripeto, lo sono stati la settimana scorsa con un provvedimento che ancora però è in itinere e quindi non è entrato in vigore, che quindi è suscettibile di modificazione anche alla luce dei pareri che verranno acquisiti, dei requisiti tecnici organizzativi, tra cui specifica per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e relativo ambito territoriale. Il decreto dovrà contenere, secondo l'indicazione che dà l'articolo 37, anche le modalità con cui vengono rilasciate le attestazioni, con cui le attestazioni vengono aggiornate e revocate, nonché ovviamente il regime transitorio. Quali sono gli ambiti che... Quindi, banalizzando sostanzialmente il nuovo sistema, come si costituisce? C'è questo elenco, all'elenco ci si iscrive dimostrando di avere dei requisiti che poi andremo a vedere. L'ANAC rilascia a ciascuna stazione appaltante che si iscrive nell'elenco una sorta di patentino, un'abilitazione, perché abilitazione in senso proprio è dal punto di vista giuridico-amministrativo, che consente alla stazione appaltante di svolgere le attività di procurement con riferimento a determinati ambiti, a determinate fasce di importo e a determinate tipologie di contratto. Gli ambiti oggetto di abilitazione sono tre: programmazione e progettazione, che nel decreto vedete poi tradotto con l'acronimo AP, che significa ambito di programmazione e progettazione. La capacità di affidamento, che nel decreto IPCM che poi andremo a vedere in sintesi, è stata tradotta con AA per la verità, perché è ambito di affidamento, e poi la capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, incluso il collaudo e la messa in opera, che è invece con l'acronimo AE, ambito di esecuzione. Che cosa significa, per esempio? Che una stazione appaltante potrebbe essere qualificata solo per l'ambito affidamento e quindi avere l'abilitazione a svolgere esclusivamente la procedura dall'assunzione della determina a contrarre alla stipulazione del contratto, e poi dovrebbe rivolgersi ad altra stazione appaltante per l'attività di programmazione e progettazione e per l'attività di esecuzione. Quindi ci si qualifica, ripeto, per ambiti di attività. Così come è possibile, ovviamente, tutte le stazioni appaltanti strutturate come le nostre, la provincia, i comuni, il comune capoluogo, hanno all'interno strutture stabilmente deputate a presidiare, dal punto di vista professionale, i tre ambiti di attività.
Però le centrali di committenza, che per esempio svolgono solo funzioni, la funzione di affidamento e non di programmazione e progettazione, potrebbe qualificarsi esclusivamente per l'ambito B, cioè quello che, ripeto, con l'acronimo andremo a vedere come AA. Poi, per qualificarsi, può darsi che questa parte sia un po' più noiosa, però non posso fare a meno di trattarla in questo modo, perché, ripeto, i prossimi 2 anni e mezzo ci impegneranno nell'applicazione di questa parte, quindi è meglio che cominciamo a renderci conto anche di che cosa ci aspetta. Non tutti voi, però sicuramente il comune capoluogo di provincia che ha l'obbligo della qualificazione, i comuni non capoluogo no, ma allo stesso modo sarà per le comunità montane, sarà per l'unione di comuni. Quindi, allora, per qualificarsi è necessario che ricorrano dei parametri che sono sostanzialmente elementi di carattere tecnico-organizzativo. Vi sono parametri di base e parametri premiali o requisiti premianti. I parametri di base devono ricorrere nella misura che poi il DPCM stabilirà necessariamente. In mancanza di questi parametri non c'è abilitazione. Li leggiamo assieme. Strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3, ne abbiamo parlato prima. Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3, poi li andremo a vedere quali sono. Sistema di formazione e aggiornamento del personale. Numero di gare svolte nel quinquennio. Il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitore come stabilito dalla vigente normativa. Attenzione su questo, bisogna mettersi in riga, perché come sapete, ad esempio, noi dobbiamo pubblicare sul sito sull'amministrazione trasparente la statistica dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. Se si è fuori da quegli indicatori non c'è qualificazione. Poi vi sono il 5 bis e il 5 ter che sono stati aggiunti col correttivo e che riguardano ovviamente chi l'ha voluto l'introduzione, il nome c'è Raffaele, c'è scritto, lo vedete. Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti e gestiti dall'autorità, guarda caso, quindi sostanzialmente gli obblighi di comunicazione all'osservatorio di tutte le schede che devono essere fatte dal momento dell'iniezione dell'appalto, quindi assunzione del CIG, il caricamento dei dati. Ora non vi sto qui, ci lavorate tutti i giorni e ci distruggono l'esistenza tutti i giorni, quindi è inutile stare a, ma quelli lì sono. E poi altra questione che invece su cui ha spinto il MEF, voi sapete che c'è una banca dati che deve essere continuamente alimentata attraverso il monitoraggio sullo stato d'avanzamento. Qui parliamo dei lavori pubblici, quindi nel momento in cui si approva il programma triennale dei lavori pubblici deve essere caricato su questa banca dati, che deve essere, ora non so se trimestralmente o semestralmente, alimentata con tutti i dati che attestano l'esecuzione dell'investimento e l'esecuzione del contratto. La mancata alimentazione di questa banca dati preclude la qualificazione. Quindi attenzione anche a questo. I requisiti premianti, invece, quindi abbiamo detto, ci sono dei requisiti di base che abbiamo visto e che devono tutti ricorrere perché ci si qualifichi. I requisiti premianti invece funzionano in questo modo. Io posso averli, posso non averli. Se ne ho 4 su 5, ho una sorta di sconto del 20% sul livello. Nel senso, vi faccio un riferimento, per esempio a livello, ci sono livello base e livello medio. A livello medio si accede se io ho documento di aver fatto nel quinquennio antecedente 2 lavori, ciascuno dei quali di 1 milione di euro. Se ho lo sconto, questo dei requisiti premiali, passando il termine brutto ma dà bene l'idea, è sufficiente che i 2 lavori siano di importo pari a 800.000 euro. Quindi il requisito premiale funziona in questo senso.
Non so come si è disposto a scontare del 20% i dipendenti, però magari facendo uno sforzo, non so, andiamo a vedere. Quali sono questi requisiti premianti? E anche qui ritorna il nostro Raffaele, perché il requisito premiale è dato dalla valutazione positiva dell'ANAC, non in ordine a ciò che facciamo sul codice dei contratti, ma ciò che fanno nei comuni i nostri segretari, vale a dire l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità. Quindi immagino che in ANAC scaricheranno dal nostro sito il programma triennale per la corruzione, contro la corruzione e per la trasparenza, e vedranno quali sono, di che qualità sono le misure di profilassi della corruzione e di monitoraggio che abbiamo inserito nel programma triennale. Migliore e meglio strutturata quella parte, alla strutturazione di quella parte conseguirà l'attribuzione della premialità. Poi ovviamente la presenza di sistemi di gestione che sono l'UNISO 9001, la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione delle procedure di gara. Questo però non so, questo requisito, se possa essere dimostrato anche, e credo di sì, attraverso provando che non ci sono implementazioni tecnologiche proprie, cioè il Comune di Como, per esempio, non ha una piattaforma propria per la gestione delle gare d'appalto, però noi abbiamo rapporti di partenariato con Arcas Intel che ci mette a disposizione una piattaforma telematica che realizza lo stesso risultato. Quindi questa premialità potrebbe essere, in Regione Lombardia, appunto per la possibilità di variarci di Arca, essere dimostrata. Poi c'è la questione legata al livello di soccombenza del contenzioso, anche qui è ancorato a parametri quantitativi, il DPCM lo ancora. E poi l'applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e di affidamento, anche lì bisogna fare riferimento a testi che sono estranei al codice dei contratti, perché riguardano i decreti del Ministero dell'Ambiente e del Mare con riferimento ai requisiti minimi aziendali, ai requisiti minimi, scusatemi, ambientali. Quindi il fatto, per esempio, di averli recepiti nella fase della progettazione e di avere magari incrementato i livelli richiesti dai decreti che sono stati emessi, sono stati messi credo 3 o 4, può portare concretamente ad una all'attribuzione della premialità. Ripeto, la premialità funziona però in termini di abbassamento di sconto sui livelli di accesso ai quattro livelli l'abilitazione dura per 5 anni. La disciplina, al di là del DPCM che ancora deve essere firmato e che deve entrare in vigore, non è comunque completa, perché deve essere completata da un regolamento, da un atto assunto da ANAC che disciplini le modalità pratiche con cui ci si iscrive, le modalità di revisione, le modalità di verifica, sostanzialmente le modalità di gestione dell'albo. Ecco, infatti vi dicevo questo, la settimana scorsa il testo del DPCM è stato licenziato da Palazzo Chigi. Dopo la firma del DPCM serviranno altri 2 provvedimenti attuativi: il regolamento di ANAC che definisce le modalità di tenuta dell'elenco, un decreto ministeriale del MEP che determini i criteri sull'organizzazione delle stazioni appaltanti che svolgeranno la funzione per enti non ancora qualificati, questo nel periodo transitorio. Allora, vediamo che cosa prevede, ovviamente lo approcciamo per sintesi, perché il decreto è a struttura complessa, ma poi anche, come dire, tra virgolette agevole da leggere, al di là di alcune questioni che credo la concreta attuazione porrà e di cui magari potremo parlare in un altro degli incontri quando maturerò anche un po' meglio la strutturazione. Dunque, i livelli di qualificazione sono 4. Parlo qui di lavori. Non ho inserito i servizi, forse li ho inseriti nella slide, ma comunque è grosso modo parallela. Allora, il livello base
Sono gli importi, come sapete, il livello fino a 150.000 euro per i non è soggetto a qualificazione, quindi ovviamente non lo ritroviamo. Il livello base sono gli importi da 150.000 euro a 1 milione di euro. Il livello medio sono importi da 1 milione di euro fino alla soglia comunitaria, che per i lavori ora è 5 milioni 200 e qualcosa, l'hanno aggiornato di recente, non ricordo precisamente. Il livello alto, che è importi superiori alla soglia comunitaria, e comunque con esclusione dei lavori complessi che sono definiti dal codice e che sono definiti dallo stesso DPCM, che rientrano nella soglia di valore successivo, e poi il livello superiore, che sono importi sopra i 20 milioni di euro e lavori complessi. Quindi abbiamo già il patentino nostro, si riempie di due abilitazioni. Il primo, che viene rilasciato per ambiti di attività, quindi io ho comprovato di avere delle strutture stabili all'interno dell'ente che soddisfano, che esercitano le attività previste da progettazione e programmazione, affidamento, esecuzione e controllo di qualità del contratto. E quindi nel patentino si dirà: il Comune di Como è abilitato per gli ambiti AA, AP, AA e da E. Il secondo livello di qualificazione è con riferimento agli importi, quindi si dirà: il Comune di Como è, in relazione a quel, faccio riferimento al Comune di Como nel senso che per i comuni non capoluogo di provincia non c'è il problema della qualificazione, come abbiamo visto, quindi qui non so chi sarà soggetto a qualificazione, ma vedo il Comune di Como sostanzialmente. Ora non so se ci sono dei riunioni di comuni, comunità montane, solo comuni Parese. Solo comuni non capoluogo di provincia, quindi per voi vale, però studiarlo non fa male, ecco. Quindi quindi l'altro livello è quello del livello, livello alto, livello superiore. Ovviamente per quanto riguarda gli ambiti il DPCM glissa sull'argomento dicendo che è sufficiente la presenza all'interno dell'articolazione organizzativa di strutture stabili dedicate alla gestione dei quattro ambiti dotati di organico adeguato, ma non specifica cosa significa. Cosa si intende per struttura stabile? E invece contiene una specifica per quanto riguarda il dimensionamento minimo degli organici necessari ad ottenere la qualificazione negli ambiti e nei vari livelli. Non ho riportato l'intero decreto perché facciamo riferimento a due livelli. Ovviamente più si alza il livello, maggiore dal punto di vista quantitativo e del titolo di studio richiesto la richiesta fatta dal DPCM. Quindi per il livello base, quindi per appalti da 150.000 euro, di lavori da 150.000 euro ad 1 milione di euro, è sufficiente un amministrativo che sbriga le carte per banalizzare la richiesta e due tecnici abilitati alla professione. Non si dice se diplomati, se laureati, due tecnici. Il livello medio, che invece è 1 milione soglia comunitaria, tre tecnici con laurea magistrale abilitati alla professione, quattro tecnici diplomati, due laureati in materie giuridico-economiche e due amministrativi diplomati. Quindi vedete come la richiesta di titoli di studio qui non entra in campo, invece come succede poi per quanto riguarda la qualificazione del RUP, il dato aggiuntivo dell'esperienza maturata nella specifica attività. Qui è sufficiente che si sia diplomati o laureati. E così via. Ripeto, non ho riportato tutti i livelli perché li andate a leggere e non volevo appesantire particolarmente la questione. Un altro punto che il DPCM, sviluppando l'indicazione della legge, considera fondamentale è che il personale non solo lo recuti, lo tieni lì in stato di quiescenza mentale per tutta la vita, ma lo devi aggiornare e qualificare, soprattutto in questa materia, che è una materia, come dire, soggetta a profonde evoluzioni, soggetta a continuo aggiornamento.
aggiornamento, perché bisogna verificare le evoluzioni giurisprudenziali, bisogna insomma aggiornarsi, ecco. E allora è previsto dal DPCM che il personale addetto agli ambiti, a tutti e tre gli ambiti, debba essere sottoposto ad un processo di rieducazione, di formazione professionale di almeno 30 ore. Quest'anno l'hanno ampiamente assolto. Quest'anno l'avete assolto. Anche per l'anno prossimo. Speriamo con soddisfazione. Allora, l'altro dato invece, l'altro requisito tecnico-organizzativo che bisogna dimostrare è di aver fatto un numero di lavori per importo, complessità e per ambito, diciamo, e che coprono tutti gli ambiti, in un certo numero. Per esempio, per il livello base si richiedono 5 lavori, ovviamente che siano compresi nell'importo tra 150.000 euro e 1 milione di euro, quindi dovrebbe essere abbastanza agevole dimostrarlo. Il livello medio si richiedono 3 lavori, per il livello alto e per il livello superiore almeno 2 lavori. Nel quinquennio antecedente. C'è scritto. Leggere la prima riga su. Questo l'avevo già detto, cioè che i livelli premiali funzionano come sconto sul livello. E poi la questione della soccombenza. La questione della soccombenza è vista sotto due con due diverse modalità. Il primo come requisito necessario. Però come requisito necessario riguarda solo la soccombenza che si registra non nella fase di affidamento delle gare, ma quella successiva, nella fase di esecuzione del contratto. Qui invece prende entrambi i momenti e dice sostanzialmente che il premio viene dato solo se negli ultimi 3 anni la stazione appaltante non ha avuto un livello di soccombenza che è superiore al 20% della media dei contenziosi dell'ultimo quinquennio per motivazione legata al bando di gara o allo svolgimento della procedura di gara. Al 30% della media dei contenziosi dell'ultimo quinquennio per motivazione relativa all'esecuzione del contratto all'esito dell'operazione di collaudo. Quindi, dove non sussista quest'indice di soccombenza, viene integrato il requisito premiale. Questo qua lo lasciamo. Torniamo un attimo. Ad alcune questioni che hanno valenza giuridica, vi giuro che vi prendo 10 minuti, però sono delle questioni su cui bisogna anche riflettere, cioè nel senso che abbiamo parlato degli obblighi, non c'è ordinamento nel quale la violazione di un obbligo non determina delle sanzioni, non determina delle conseguenze. E allora, la violazione dell'obbligo di centralizzazione, la violazione degli obblighi legati alla qualificazione, che tipo di conseguenze riversa sul procedimento, sugli atti che assumiamo? Cioè, la domanda è semplice, cosa succede nel momento in cui un comune capoluogo di provincia svolge una procedura di gara, quindi determina a contrarre, pubblica un bando, aggiudica, stipula il contratto e, ahimè, si scopre che la fascia di valore in cui è compreso l'affidamento che ha fatto il Comune non gli consentiva neppure nel regime transitorio, quindi quello attuale, di esercitare potestà negoziale. Quali sono gli effetti che si verificano sull'atto? Indubbiamente l'atto è viziato. Che tipo di vizio caratterizza quest'atto? È un vizio talmente tanto grave da determinare nullità, per esempio perché l'oggetto è illecito, perché l'oggetto era, come dire, non commerciabile da parte del comune.
quindi non poteva costituire oggetto di, non poteva costituire bene della vita da inserire in quel contratto, perché c'è una norma di legge. Tenete conto che se seguiamo le indicazioni che dà la Corte Costituzionale, queste riforme sono riforme di carattere economico-sociale, le norme che le integrano sono norme di ordine pubblico-economico, e quindi se volessimo valutare gli atti amministrativi alla stregua delle regole del Codice Civile, come dobbiamo fare a volte, verrebbe integrata la causa di nullità dell'articolo 1418. Ecco. Oppure si tratta di annullabilità, come più ritengo io, come dire, non fermandoci, come dire, alle sanzioni che sono tipiche del diritto amministrativo, perché la sanzione di nullità nel diritto amministrativo, come sapete, ha carattere assolutamente eccezionale. E in ogni caso, ammesso, ipotizzando che si tratti di annullabilità dell'atto, quindi di annullamento, qual è il vizio? Ma non è una disquisizione meramente giuridica, perché, come sapete, essendo ipotizzabile la sanatoria degli atti illegittimi, cosa diversa è sanare un atto illegittimo per violazione di legge, una cosa diversa è sanare un atto illegittimo per incompetenza. Vale a dire, le ricostruzioni che si possono fare sono queste. Stando che il provvedimento è annullabile, ripeto, secondo la ricostruzione che ne faccio io, e con un approfondimento che faremo dopo, perché purtroppo l'ordinamento prevede un caso di nullità testuale del contratto, l'andremo a vedere dopo. Quindi l'annullabilità del provvedimento può essere determinata da incompetenza relativa, qui studiamo un po', ritorniamo un po' al manuale Alma Sandulli, edizione Iovene 1991, quello su 1981, quello su costituzione, magari 91, mi scontavo 10 anni. Quindi sostanzialmente il comune esercita una competenza non propria, che però spetta ad un altro organo dello stesso potere amministrativo, in specie laddove c'è la convenzione con la stazione unica appaltante alla provincia. Questo potere poteva essere esercitato dalla provincia, quindi si tratterebbe di un caso tipico di incompetenza relativa. Oppure se c'è una violazione di legge, perché in questo caso è assorbente il fatto che il soggetto non sia solo incompetente, ma non abbia capacità, l'ordinamento non gli dia capacità a disporre del bene della vita oggetto del provvedimento stesso. Le differenze per individuare uno o l'altro tipo di vizio non sono di poco conto, perché nel caso dell'incompetenza c'è un istituto che soccorre per rimediare al vizio, che è la ratifica. Sapete, un atto assunto dalla giunta che è incompetente, perché è competente il consiglio, lo si porta al consiglio, il consiglio ne fa proprio gli effetti e lo sana attraverso un provvedimento che appunto tecnicamente si chiama ratifica. La stessa cosa potrebbe accadere nel rapporto tra comune non capoluogo di provincia e provincia, nell'ipotesi in cui, in violazione della convenzione, il comune avesse affidato un appalto di importo non consentito e arriva all'aggiudicazione e dice, chiama in provincia e dice: ma Matteo, io qua l'ho fatto, non me l'ho accorto, ho sbagliato, erano 3 euro di differenza, cosa facciamo? Ovviamente, se si ritenesse esistente un vizio, il vizio di incompetenza, io potrei come provincia dire: nessun problema, mandami le carte, io valuto se il procedimento è stato svolto rispettando i principi di trasparenza, di concorrenza, eccetera eccetera, adotto un provvedimento di ratifica e dico: vabbè, peccato veniale, si è assolto, gli effetti del contratto e l'aggiudicazione li facciamo comunque produrre come se fosse un atto della provincia. Ovviamente nell'ipotesi in cui vi sia una violazione di legge, questo non è possibile, perché in quel caso occorrerebbe annullare tutti gli atti e rieditare il procedimento di il procedimento negoziale. Ripeto, io ritengo che non sia un caso di incompetenza, ma sia un caso nel quale la sanzione è quello, il vizio è quello della violazione di legge, perché il soggetto non poteva disporre di quel bene. Ecco. E quindi in un caso come di questo, però, siccome sugli obblighi di centralizzazione non abbiamo pronunce che diano un precedente, ne discutiamo tra operatori del diritto. Quindi
queste slide vi devono servire da spunto per delle riflessioni. Quando ci sarà la prima sentenza, che semmai ci sarà, che decide su un caso del genere, poi magari ne discuteremo facendo riferimento a un precedente. Qui si tratta puramente e semplicemente di dare delle indicazioni. Certo, se dovessimo applicare i principi di economicità procedimentale, ritenere sussistente il vizio di incompetenza sarebbe molto, molto più conforme all'economicità appunto dei procedimenti, perché salverebbe l'attività amministrativa spesa. Però, ripeto, ne possiamo discutere. Io ho un'idea dal mio punto di vista, vedremo che cos'è che produce la giurisprudenza che si maturerà, semmai si maturerà sull'argomento. Tenete conto che questa tendenza, come dire, la mia interpretazione rigoristica non è fondata sul nulla, ma è fondata su un fatto che è un fatto normativo, e cioè che abbiamo una norma positiva nell'ordinamento, che è questa, che introduce per la prima volta nel nostro ordinamento, non era mai accaduto in precedenza, un caso di nullità testuale del contratto stipulato in violazione degli obblighi di centralizzazione della Consip. Cioè, per intenderci, la conoscete tutti, non ho, anche perché derivano delle conseguenze che non sono solo di tipo civilistico, cioè di sanzione all'atto, nullità del contratto di pieno diritto, ma ci sono conseguenze che invece aggrediscono e sanzionano l'autore dell'atto e che sono di tipo responsabilità amministrativa e di tipo disciplinare. Quindi, tant'è vero che la norma stabilisce, per esempio, sollevando il giudice contabile dall'onere di determinare qual è il danno erariale in concreto determinato dalla violazione degli obblighi di centralizzazione, che in questo caso a convenzione Consip attiva e contratto stipulato si fa la differenza tra il prezzo Consip e il prezzo del contratto, e la differenza, ovviamente nell'ipotesi in cui il prezzo stipulato con negoziazione autonoma sia superiore, costituisce danno erariale senza che il magistrato debba determinarlo in via autonoma o equitativa. Quindi il fatto che l'ordinamento introduca per una situazione che poi è del tutto simile, analoga potremmo dire, un obbligo, una sanzione di nullità, deve indurci a riflettere su qual è la sanzione che colpisce un atto amministrativo o un contratto stipulato violando gli obblighi non di centralizzazione, ma gli obblighi di qualificazione. Però da un punto di vista sostanziale non è che ci sia molta differenza, perché comunque sì. Qui il dato è che non esiste, ovviamente, un dato di raffronto che è dato dalla Convenzione Consip nel caso della violazione degli obblighi di qualificazione, della Convenzione Consip o dello strumento di acquisto a cui riferire il contenuto del contratto. Allora, partendo da quello che dicevamo prima e partendo dal presupposto comunque che le nullità costituiscono un numerus clausus, cioè si va all'articolo 1418, ce ne sono alcune che derivano, quelle del primo comma, che sono di tipo normativo, per così dire, quindi l'illiceità dell'oggetto, della causa, la violazione di norme imperative di legge, e ci sono quelle di carattere testuale, vale a dire che il legislatore nella sua piena discrezionalità, fuori dalle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 1418, determina di applicare per la protezione di interessi ritenuti rilevanti, come in questo caso l'interesse che è derivato da regole stringenti di finanza pubblica. No, no, questo scatta per tutti i contratti. Tutti i contratti dove ci siano strumenti di acquisto attivi con quell'oggetto, con quella tipologia merceologica, scatta l'obbligo di adesione. Questo vale anche per i contratti, perché comunque il MEPA e Consip sono uno strumento unico. Oltretutto, per certi versi è molto più rigorosa per quanto riguarda noi enti locali, sul MEPA, perché il MEPA è sempre comunque obbligatorio come strumento. Um,
Beh, avevo fatto anche questo, ma non so fino a che punto mi interessi. A proposito delle convenzioni CONSIP, perché si è molto discusso sulla natura che ha la convenzione CONSIP, anche queste non sono discussioni, come dire, meramente da dotti del diritto, perché ci sono delle conseguenze non di poco conto. Per esempio, la convenzione CONSIP è un contratto che dai primi commentatori è stato ricondotto a due figure tipiche di contratto, perché la tendenza per noi operatori di diritto è, quando vediamo un contratto, di ricondurlo ad una delle figure normate dal codice civile. Quindi la convenzione CONSIP, che ha sicuramente delle anomalie, è un contratto sui generis, è stato ricondotto da taluni nello schema del contratto a favore di terzo. Sapete come funziona? Tra due parti viene dato un assetto negoziale che produce però risultati utili, effetti nella sfera giuridica di un terzo, che consente che la sua sfera giuridica venga ampliata con gli effetti contrattuali attraverso l'adesione. Quindi manifestando una volontà positiva in tal senso. Altri hanno ricondotto al contratto preliminare, però è facile dire che nell'uno e nell'altro ricorrono, perché nel contratto preliminare le parti si impegnano a concludere un contratto tra loro stessi, di cui determinano i contenuti principali. Qui invece il contratto, le convenzioni CONSIP hanno struttura trilaterale, perché vedono il committente, la centrale di committenza, il fornitore e i terzi, noi, amministrazioni aggiudicatrici, che poi stipulano un contratto derivato con il fornitore individuato. Quindi le teorie più recenti considerano il contratto un contratto atipico, riconducibile, secondo la giurisprudenza e secondo la dottrina, qualificabile come contratto normativo unilaterale. La causa di questi contratti, al pari, per esempio, l'esempio più eclatante, più importante del nostro ordinamento, è quelli dei contratti collettivi di lavoro nazionale, che danno un assetto fondamentale alle regole del rapporto, che poi vengono trasfusi nei contratti collettivi di categoria in sede periferica. La causa quindi della convenzione CONSIP, dell'accordo quadro, è costituita non dalla regolazione del rapporto tra le parti contraenti, perché il rapporto non è regolato tra le parti contraenti, ma dal porre regole vincolanti per l'assetto di un contratto futuro che le parti, le PA, stipuleranno col fornitore o col prestatore di servizi. Il diritto che la pubblica amministrazione esercita per aderire alla convenzione CONSIP è, riconducendolo invece alla struttura, alla disposizione del codice civile, un tipico diritto potestativo di opzione, a cui il fornitore è ovviamente soggetto. Quindi il fornitore individuato dalla convenzione CONSIP, una volta che l'amministrazione giudicatrice esercita questo diritto di opzione, non può sottrarsi dall'obbligo di stipulare il contratto. È la struttura tipica del diritto di opzione, come regolato dall'articolo 1331 del codice civile. Anche qui, ripeto, vi do delle indicazioni che servono a volte a fermarsi un po' sulla materia, perché aderiamo alla convenzione CONSIP, ma noi siamo anche operatori del diritto, cioè non è solo il fatto materiale del trasmettere l'ordine, dobbiamo pensare al tipo di contratto che costruiamo e a quali sono, in relazione al tipo di contratto che noi costruiamo, anche gli strumenti di tutela che vengono dati all'amministrazione. Perché quante volte ci siamo accorti che aderire a dei contratti CONSIP determina forniture non proprio della qualità sperata. Non so se voi anche ora siete alla presa con il contratto per la fornitura dei buoni pasto sostitutivi della mensa aziendale. Non c'è più un ristoratore che accetta i buoni pasto della Quitime per difetti che attengono a sinallagma contrattuale di un contratto che non abbiamo stipulato noi, a cui noi abbiamo aderito. Quindi per questo dico, riflettiamo sui diritti che ci dà l'adesione alle convenzioni CONSIP, e l'inquadramento giuridico in una figura piuttosto che in un'altra determina un diverso inquadramento normativo. Allora, io concludo
dandovi delle indicazioni, ripeto, non apro oggi il dibattito su questo perché altrimenti so di scatenare, di aprire il rosso vespaio, quindi lasciamo perdere. Però non posso non completare la descrizione di come le stazioni appaltanti vengono qualificate, vengono riqualificate, mettiamo questo termine, se non aggiungendo due elementi. Il primo, che è dato dalle linee guida elaborate da ANAC, approvate da ANAC, sui requisiti professionali che deve avere il RUP. Anche quelle spingono, provocando delle difficoltà enormi all'interno delle strutture organizzative dei comuni, vi posso dire la verità, anche della provincia, perché ovviamente a certi livelli di appalto non c'è struttura organizzativa che regga dopo 10 anni di blocco delle assunzioni. Cioè, questo è il... non regge a volte in termini quantitativi, altre volte non regge in termini qualitativi, ma anche noi a gestire queste linee guida, e la provincia è un ente che, per carità, ora siamo ridotti parecchio, prima avevamo una struttura organizzativa importante, 430 dipendenti, ora siamo 183, quindi vi renderete conto di che emorragia c'è stata. E quindi quando per fare gli appalti complessi ci si richiede 7 architetti, 8 ingegneri con 15 anni di esperienza, esagero, e mette in difficoltà chiunque, quindi... Però lo spirito ovviamente con cui sono state costruite queste linee guida è quello di spingere le amministrazioni appaltanti a presidiare gli appalti con soggetti che abbiano esperienza professionale, che abbiano titolo di studio adeguati alla gestione degli appalti. E questo per tutti e tre gli ambiti di attività per le quali le stazioni appaltanti sono qualificate. Quindi bisognerebbe, nel momento in cui si sceglie il RUP, e questo stiamo nel mondo, nel nirvana, nel mondo ideale, che sia un soggetto che abbia esperienza nel vigilare la progettazione, soprattutto quando si tratta di progettazioni complesse, che abbia importanti rudimenti di diritto amministrativo nel momento in cui deve vigilare come project manager sull'affidamento della gara, e che abbia capacità di controllare la qualità dell'esecuzione nel momento in cui deve vigilare il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase dell'esecuzione. Le linee guida introducono requisiti di professionalità molto molto stringenti, e soprattutto hanno alcuni passaggi di confusi dal punto di vista della scrittura e dal punto di vista dell'interpretazione, sulla possibilità, qualora non siano presenti figure professionali idonee all'interno, di ricorrere con che sistemi e con che limiti a supporti esterni. Però di tutto questo è un lavoro che è già impostato, ne parleremo poi nell'incontro del 23, quando ci sarà anche il dottor Luigi Burti, che quasi tutti voi conoscete, e il presidente del TAR De Zotti, e illustreremo le 8 linee guida che ANAC ha già definitivamente approvato, dentro cui si pone, ovviamente dedicherò particolare attenzione e spazio a questa, a quella degli affidamenti al di sotto della soglia comunitaria. Ultimissimo riferimento è quello invece che completa questa spinta verso la qualificazione professionale dei soggetti che in qualche modo entrano nel procedimento di affidamento, di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti, attraverso l'istituzione dell'elenco dei commissari da nominare all'interno delle commissioni giudicatrici degli appalti che si svolgono col sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Voi sapete che il codice adotta il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio generale e preferenziale, diciamo, per l'affidamento degli appalti, che quelle aggiudicazioni possono essere fatte solo attraverso un'apposita commissione aggiudicatrice. Il codice sposta per gli appalti, per quasi tutti gli appalti, la composizione. Stabilisce che la composizione della commissione giudicatrice debba essere fatta attingendo all'elenco
che è tenuto da ANAC e a cui possono iscriversi soggetti che documentino titolo di studio e esperienza professionale, 5-10 anni, addirittura 15 anni a seconda delle attività per cui si propongono di fare i commissari, e che verranno scelti attraverso una sorta di riffa, di estrazione a sorte, un po' simile a quella che accade, lavorate nei comuni, quindi lo sapete, con riferimento ai revisori dei conti, accadrà, cioè che quando scade il termine per la presentazione delle offerte, perché solo allora può essere fatta la costruzione della commissione, la sezione appaltante richiederà ad ANAC un numero candidati che, se non ricordo male, è di 5 volte superiore a quello del numero effettivo richiesto, che può essere di 3 o di 5 a seconda dei casi, e l'ANAC ritrasmetterà alla stazione appaltante questo elenco, da cui la stazione appaltante, sempre se non ricordo male con sorteggio pubblico, dovrà estrarre i professionisti che andranno iscritti all'elenco, che andranno a comporre la commissione aggiudicatrice. Anche questa va nella logica la logica palesata, perché la logica occulta è un'altra, è quella che nessuno ha fiducia di noi. E quindi, siccome c'era il pregiudizio che i commissari scelti dalle stazioni appaltanti non avessero autonomia di giudizio, perché sostanzialmente decidevano quello che voleva chi li aveva nominati, RUP, dirigente, piuttosto che assessore, piuttosto che sindaco, a seconda di chi fosse il soggetto nei cui confronti voleva essere rivolta l'illazione di corruttela, questo era il discorso, allora hanno ritenuto di sollevarci da questa responsabilità, però dicendo all'esterno che non era per pregiudizio nei nostri confronti, e invece così, ma per riqualificare le stazioni appaltanti. Io spero di non avervi tediato, perché mi rendo conto che 2 ore sono 2 ore. Mi fermo qui. Se poi alla fine vogliamo 5 minuti per riepilogare quali sono, cosa significa quell'inciso, salvi gli obblighi di acquisto gravanti sulle stazioni appaltanti per effetto delle leggi di finanza pubblica, possiamo fermarci un attimo e facciamo un piccolo riepilogo.